Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, ha ceduto alla lettera di Conte, la seconda lettera che gli chiedeva per la seconda volta di fare scendere i minori dalla nave. Poi Salvini aveva accusato Conte con la prima lettera di essere pro-migranti e Conte gli aveva detto no, non, questa mia lettera non vuol dire che sono pro-migranti, ti sto solo chiedendo di fare scendere i minori dalla nave. Quindi hanno toccato la terraferma i 27 minori non accompagnati che hanno lasciato la Open Arms dopo 16 giorni in mare. È stato autorizzato ed iniziato intorno alle 16:45 lo sbarco nel porto di Lampedusa. Terminata evacuazione dei minori non accompagnati, scrive su Twitter l'ONG Open Arms, che poi sarebbero ragazzi di 16 anni, 17 anni, soli. Molte lacrime hanno lasciato amici e compagni di viaggio che sono sulla nave. Vi auguriamo il meglio e andiamo avanti per tutti, dicono dalla Open Arms. E a bordo restano 107 migranti. Nella lettera, questa volta privata, perché la prima di 6.000 e passa caratteri, Conte l'aveva spiattellata in internet. In questa è assolutamente privata, riservata, dice. Nella missiva il Premier ha ribadito la disponibilità alla redistribuzione dei migranti da parte dell'Unione Europea e la necessità di mettere in sicurezza i soggetti più deboli, soprattutto i minori. Lo sbarco dei presunti minori è una scelta di esclusiva responsabilità del Premier, risponde Salvini, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale. Quindi Salvini risponde presunti minori, perché dice presunti minori? Perché 16-17 anni potrebbero averne 18, 19, 20, 21, ma il minore che non ha documenti dichiara di essere, cioè la persona senza documenti dichiara di essere minore. E come si fa ad accertare che sia veramente un minore? Non si può sapere, bisogna fidarsi di quello che scrive. Quindi, vi ricordate i francesi che falsificavano i documenti dei migranti per rimandarli in Italia e gli facevano scrivere con nomi falsi anche età false? Quindi è per questo che Salvini in risposta dice lo sbarco dei presunti minori, perché magari non sono tutti minori. Certo che con la prima lettera Salvini aveva detto: ma scusa, Conte, potevi chiamarmi? Il mio telefono è sempre acceso, rispondo a tutti. Che mi fai? Mi comunichi su Facebook? Adesso avete visto che questo governo è il governo delle dirette in Facebook. Tutto si fa in Facebook, Salvini, Di Maio, Toninelli, Conte, il buon Conte, il riservato Conte è diventato un personaggio da dirette Facebook. Però ci sono alcune cose che non si fanno in Facebook. La lettera mandata dal capo del governo al ministro dell'Interno su un fatto delicato, il ministro la va a leggere prima in Facebook, prima che gli venga consegnata? E poi, c'è bisogno di scrivere una lettera quando siete vicini di banco? Avete una sedia che vi divide in Parlamento? Avete il cellulare, vi siete parlati migliaia di volte? Vi date del tu? Ciao Matteo, ciao Giuseppe? Prendi il telefono, anche se lo stai odiando in questo momento, anche se ti sta sulle sopracciglia. Prendi il telefono e dici: pronto, Matteo, non gli vuoi più dare del tu? Trova una maniera di parlare in maniera impersonale. Matteo, telefono per quella, senza dirti ti telefono dando del tu, ciao Matteo. Buongiorno Matteo, telefono, senza dire ti telefono, telefono per parlare di quella storia dei. Chiamalo per telefono, che spedisci una lettera. Passiamo dagli opposti, spedire la lettera che non la spedisce più nessuno, le lettere non le scrive più nessuno, a pubblicarla su Facebook. C'è magari una via di mezzo, né Facebook né la lettera, prendi il telefono, nel 2019 si prende il telefono, tutti sono raggiungibili all'istante con i cellulari, figurati un presidente del consiglio o un ministro, gli telefoni, ti fai coraggio e gli dici quello che gli devi dire. Senza se e senza ma, se secondo te ha sbagliato quelle cose che lui poi ha scritto in Facebook, gliele dici in faccia, o meglio per telefono, dici: guarda, io volevo dirti questo, A, B, C, D, E, F, G, te le ho dovute dire perché sì, punto. Che la lettera lo pubblico in Facebook, mi sembra un po' incredibile. Poi lo stesso Salvini risponde a Conte dicendo: prendo atto che disponi che vengano sbarcati, però
presunti minori attualmente a bordo della Open Arms e darò pertanto mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale tua, scritto con la T maiuscola, esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti. Quindi una lettera, vedete che lui dà del tu a corte, quindi se il tu non vuol dire, cioè il tu non vuol dire che due persone siano amiche, però il tu comporta che ci sia stata comunque una confidenza, persone che hanno lavorato fianco a fianco per centinaia di ore, per non dire migliaia, centinaia o se non migliaia di ore. Quindi c'è una certa confidenza, prendete il telefono e parlatevi, parlate anche un'ora, tanto sono due persone pacate, sono due persone che non è che si insultano, non stiamo parlando di Battista che parla con Salvini, immaginatevi una telefonata di Battista Salvini, lasciamo perdere. Però tra Conte e Salvini, che sono due persone che non utilizzano termini offensivi o non vanno contro la persona, vanno contro magari il politico, ma non la persona, non sono accuse personali alla persona, ma sono cose politiche. Prendete il telefono e parlatevi. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.